sua efficienza anche dal punto di vista meteorologico, e questo mi servirà come coordinatore della cabina di regia contro l'emergenza idrica, quindi chiederò la vostra consulenza anche per quello che riguarda il paese. No, ci tenevo, quando ne ho parlato con Alessandro, con i sindaci, con le istituzioni, con Donato, trovare 2 ore di tempo per venire a far partire quella che è una bellissima operazione era assolutamente doveroso. Quindi il lunedì mattina di giugno lo dedico ai laghi, perché questa mattina al Como, lunedì mattina prossimo sarò sul Maggiore, dove c'è stato ahimè un tragico evento pochi giorni fa, e avevamo già deciso da tempo però con la Guardia Costiera di garantire un servizio tutto l'anno, quindi io il 12 giugno sarò a Lesa perché il servizio di vigilanza garantito dalla Guardia Costiera, che di solito era solo estivo, sarà 12 mesi all'anno, e quindi ci sarà un presidio, perché uno pensa alla Guardia Costiera, pensa al mare ovviamente, però la sicurezza è anche sui laghi, e poi sarò anche sul Garda, e quindi il trittico Como Maggiore Garda entro giugno lo copro. Onestamente io sono di parte, però il lago di Como è il più bel lago d'Italia, quindi sono partito da qua perché di eguali non ce ne sono. Ho letto la vicenda del Patria, non entro nei commenti delle vicissitudini degli anni precedenti, dei protocolli e delle vicende più o meno sfortunate, mi interessa che oggi si mantenga un impegno preso, e quindi con soldi nostri mi metto nella partita, quindi senza chiedere soldi a nessuno, con oggi quel battello va in cantiere e l'obiettivo è estate 2025, quindi ben prima delle Olimpiadi invernali, quel battello riprenda servizio, e di festeggiare il centenario con turisti e comaschi e lecchesi a bordo del battello. I numeri di questo inizio 2023 sono numeri stratosferici che ci fanno sperare in un'estate pazzesca. Solo navigazione laghi, solo sul lago di Como, periodo gennaio-maggio 2023, quasi 2 milioni di passeggeri trasportati, più 38% rispetto all'anno scorso. E tenete presente che il Como fa quasi la metà da solo di tutta la navigazione laghi con Maggiore Garda. Qual è la novità? Grazie a un emendamento studiato, voluto, preparato e approvato dalla Lega, è che l'avanzo di bilancio dell'anno scorso, e ringrazio Donato Liguori perché non c'era mai stato un avanzo di bilancio di 14 milioni di euro, vuol dire che la società è stata gestita con tutti i criteri, a norma vigente quei 14 milioni di euro sarebbero finiti nelle casse dello Stato per sostenere tutto quello di cui sopra. La scelta della Lega, siamo autonomisti, e quindi autonomia significa produci degli utili su Como, sul Garda e sul Maggiore, quegli utili rimangono su Como, sul Garda e sul Maggiore, quindi grazie a quegli utili quel battello oggi finirà in cantiere, spesa prevista circa 4 milioni e mezzo, sugli altri utili stiamo ragionando, però no, i sindaci non si facciano strane idee, rimangono ancorate, però verrà rinnovato, oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, noi siamo green nei fatti, non a chiacchiere. Però, ripeto, si prospetta un 2023 assolutamente straordinario, grazie a una buona gestione. È fondamentale che i comaschi e i lecchesi sappiano che questi battelli non sono solo per i turisti milanesi o americani, ma sono per i comaschi e per i lecchesi. L'abbiamo visto dopo la frana di Fiume Latte, l'abbiamo visto per i lavori della Tremezzina, ancora lo vedremo, quindi sono battelli a servizio del territorio, dei due rami e delle due province, quindi per studenti, per pendolari, per insegnanti e per tutti quelli che hanno bisogno di un servizio di trasporto green, rapido, efficiente, e ovviamente sono una perla dal punto di vista turistico. Quindi dopo anni di chiacchiere, io ringrazio anche la stampa e le televisioni locali, ringrazio per il continuo stimolo alla provincia di Como e alla provincia di Lecco, ringrazio Espansione, per me sono un pungolo, diciamo che io la stampa nazionale la leggo poco per tenermi in salute, la stampa locale invece mi appassiona e mi stimola molto, molto di più, quindi
al 13° articolo che chiedeva una risposta, abbiamo detto fissiamolo questo evento che stavamo preparando da mesi, perché un'operazione come questa non la prepari in 15 giorni, evidentemente era in cantiere da mesi, e questo 5 giugno mi piace pensare che possa essere ricordato dalla comunità comasca, che più di altre giustamente legata alla tradizione. C'è qua un fiorire, oltre alla Camera di Commercio, al mondo imprenditoriale, al mondo commerciale, al mondo sindacale, al mondo culturale. Diciamo che il territorio comasco e lecchese, rispetto ad altri territori, hanno fortunatamente molta cura della propria identità, della propria storia che produce reddito. Ripeto, il Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e dei Lavori Pubblici, ovunque si sposti, anche stamattina, si vede recapitare letterine per alcune centinaia di milioni di euro. Stiamo parlando della tangenziale di Como, stiamo parlando della Canturina, stiamo parlando della Tremezzina, stiamo parlando di Vercurago e delle varianti. Su Tirano abbiamo rimesso in pista i tempi dovuti, perché abbiamo ereditato una situazione complicata, anche tutte le polemiche sul PNRR. Ovviamente in 7 mesi recuperare alcuni anni di tempo non sempre facile, però io sono assolutamente fiducioso e determinato a